Buonasera a tutti e bentornati a questa edizione speciale della televisione web relativa alle amministrative che si terranno, che si sono tenute questo giorno e che si sono chiuse alle ore 23. Abbiamo avuto un primo exit poll, se la regia mi può mandare l'infografica. Nel frattempo io vi presento Pier Francesco Maran, l'assessore all'urbanistica uscente. Buonasera. Mobilità, scusi. Buonasera. Allora, il primo exit poll parla di un Giuseppe Sala dal 41 al 45%. Che cosa ne pensa? Beh, intanto c'è la fase di circostanza, sono solo exit poll, quindi dobbiamo vedere se vengono confermati e in che misura. Fosse così, è un vantaggio interessante che fa vedere che c'è una distanza maggiore di quella che si era immaginata nelle scorse settimane, che fa ben sperare per il ballottaggio. Ovviamente ora inizia lo scrutinio delle schede vere e quindi vediamo se viene confermato questo dato. Che sia questo, che sia un altro, per noi significa in ogni caso 2 settimane a testa bassa per convincere il 50% più uno dei milanesi che meritiamo ancora una volta la loro fiducia. Ma quindi secondo lei non riuscirete a raggiungere già adesso il 50 più 1? Beh, questo ci sembra francamente improbabile, perché comunque al di là di Sala Parisi il voto 5 Stelle più Rizzo più Cappato toglie ai due principali contendenti una percentuale di voti eccessiva per poter auspicare di arrivare al 50%. Mi sembra più probabile che ci si attesti su percentuali non troppo distanti, però insomma vedo difficile che si superi il 45-46% se questo è il punto di partenza. Ve lo aspettavate un risultato del genere oppure pensavate di partire magari allo stesso livello più o meno di Parisi? Beh, intanto dobbiamo vedere se sono veri. Certo. La mia impressione nelle scorse settimane è che ci fosse un divario maggiore di quello che dicevano i sondaggi, che in alcuni passaggi hanno detto addirittura che i due candidati erano effettivamente alla pari. Speriamo che le urne confermino quello che hanno dato queste anticipazioni. Perfetto, le faccio giusto un'ultima domanda riguardo all'affluenza. Noi sappiamo fino adesso che alle ore 19 aveva votato quasi il 42% dell'elettorato. Pensa che siamo riusciti a superare la soglia del 60? Ma dunque, ho visto adesso che dovrebbe essere tra il 56 e il 57%, mi sembra una percentuale dignitosa visto il weekend e visto anche il fatto che l'ultima volta si era votato anche il lunedì. Perfetto, perfetto, grazie mille, io la ringrazio per essere stato qui con noi e arrivederci. Arrivederci. Noi siamo ancora qui in diretta, abbiamo sentito appunto Pier Francesco Maran, l'assessore alla mobilità uscente con la giunta Pisapia, che ci ha confermato quanto stavamo dicendo prima, nel senso che il Partito Democratico o comunque la lista di Beppe Sala sta ottenendo un risultato leggermente al di sopra delle aspettative. L'exit poll, come sappiamo, va preso con le pinze perché è giusto un primo dato non ufficiale e appunto bisognerà vedere nel corso della serata che cosa potrà succedere. Nel frattempo io chiedo alla regia se mi può dare l'infografica sui primi dati, perché prima abbiamo dato una notizia errata, nel senso che non è Cappato ad avere una percentuale intorno al 3,6%, ecco, come potete vedere, ma è Basilio Rizzo, come ci si aspettava un attimino dai sondaggi, dagli ultimi sondaggi che erano stati erogati le scorse settimane. Abbiamo quindi Giuseppe Sala che va dal 41% fino ad un 45%, Corrado che in questo momento le aspettative sono basse perché 8-12% non se lo aspettava praticamente nessuno, Parisi invece anche lui molto forte tra il 35 e il 39% e Rizzo che comunque tra un 3 e un 6% potrebbe dare, diciamo, qualche fastidio a una nuova giunta comunale qualora fosse composta appunto dal partito di maggioranza e quindi dal partito
democratico. Quindi questi sono i primi exit poll. Abbiamo appena sentito Pierfrancesco Maran, con cui appunto abbiamo discusso in relazione a quelle che sono le prime reazioni. Sentivamo comunque che c'era ovviamente movimento all'interno della sede del partito, perché al di là di quello che abbiamo sentito è inopinabile. Se l'exit poll dovesse essere confermato, Sala rischia di diventare sindaco di Milano al primo turno senza passare al ballottaggio, e questa sarebbe una novità clamorosa rispetto a tutte le aspettative e a tutti i sondaggi di cui abbiamo parlato finora. Noi intanto, come sempre, stiamo cercando di rispondere alle numerose domande che ci avete fatto in questi ultimi minuti. Qua Alessandro ci ha scritto: quanto ha influito il cambio dei candidati nel Movimento 5 Stelle? L'abbiamo detto, ha influito abbastanza appunto per il discorso del cambio tra Patrizia Bedori e Gianluca Corrado, e quindi siamo qui ad aspettare dei risultati ufficiali. Ricordiamo che abbiamo un altro inviato, il nostro vicepresidente Adriano Cavicchia, che ci darà mano a mano delle informazioni relative appunto allo spoglio dei voti, e ricordiamolo, vi daremo anche delle informazioni, qualora ne le riusciremo ad avere, sulle votazioni che si stanno sviluppando a Torino, Roma e Napoli, che sono le altre tre città importanti tanto quanto Milano per la appunto per le votazioni amministrative. Intanto io vorrei darvi dei dati che esulano un po' dalla città di Milano, o meglio, non troppo, nel senso che ovviamente non si vota solo ed esclusivamente nella città di Milano, ma si vota anche nella città metropolitana, quindi in vari comuni. Sono voti ovviamente che, come ricordiamo, sono sempre diciamo relativi alla percentuale alle 19, e vediamo che alle 19 i comuni di Turbigo e di Rosate sono i principali comuni dove l'affluenza è stata elevata, nel senso che abbiamo in entrambe le occasioni quasi il 55-57% dei votanti. Maran ci ha fornito anche lui un'indicazione: secondo quanto emerge dalla sede del Partito Democratico, avrebbero votato più o meno tra il 56 e il 58% dei votanti. Una percentuale molto bassa relativa a quella del 2011, che forse appunto, come parlavamo prima con la giornalista Cristiana Zanetto, forse è proprio la conseguenza di questa disillusione nei confronti della politica. In questo momento quindi risulta essere ancora maggiore il partito dei non votanti. Questo però, ricordiamo, rispetto solo ai primi exit poll. Per quanto riguarda il resto, noi, come appunto dicevamo prima, abbiamo ristabilito le connessioni con i nostri ospiti, che riceveremo mano a mano nel corso della serata, con cui dibatteremo sui vari temi. Sarà molto interessante andare a sentire, e magari possiamo richiamare, se la regia me lo permette, io proverei a richiamare Ilaria Preti, la nostra inviata dalla Lega Nord, per poter capire se ci sono delle reazioni da questi primi exit poll. Nel frattempo che ricevo una risposta, io vi confermo che invece non abbiamo dei risultati riguardo gli altri candidati, ovvero Cappato per i Radicali, Mardegan per la lista Noi per Milano, la Baldini per la lista Fuchsia People, e poi Azzaretto e Sant'Ambrogio con il Partito Comunista e l'Alternativa Municipale. Io vi lascio qualche secondo, proveremo a richiamare la nostra inviata dalla Lega Nord per capire qual è l'umore dopo questi primi exit poll.